buongiorno a tutti, siamo a Villa De Santi, siamo con il gruppo Terzo Circo. Oggi c'è Gabriele, Alessandro, Paolo qui, il nostro anche portavoce, nonché ex funzionario municipale, lo possiamo anche dire, in pensione. E abbiamo attaccato oggi le infestanti, è un lavoro già avviato da tempo, qui con Piazza Pio Vecchiai, via di Villa Gordiani. Adesso siamo andati oltre, nel senso che abbiamo contattato l'AMA e per lei il funzionario Vincenzo Mancini, il quale ci darà il supporto tecnico per portare via la rimozione, quello che serve, insomma, successivo al nostro intervento. Noi, come potete vedere, siamo armati, zappetta, una pala quadra e siamo per un lavoro fatto totalmente a mano. Perché qui con l'erba così alta, se si passa il diserbante, intanto ce ne vorrebbero tonnellate, quintali soltanto per quanto riguarda Villa De Santi. E poi è un lavoro, diciamo, anche economicamente non valido, nel senso che si passa il diserbante, poi si secca, poi comunque l'operatore deve passare a pulire, a togliere, scovare roba del genere. Invece noi suggeriamo, modestamente, insomma, siamo anche un po' agricoltori, no? Perché abbiamo giardini, abbiamo molto, noi suggeriamo, ecco, di toglierla a mano e poi passare nella fase successiva al diserbante. Questa è un'operazione che durerà così molto ma molto tempo, in maniera decorosa. Niente, allora adesso non ci resta che aspettare i 300 spazzini promessi dal sindaco Marino e sperare che i 20 che ci toccano come municipio arrivino anche da noi e che una piccola squadra, almeno per un po' di tempo, sia intorno a questi quartieri che più sono stati abbandonati. Abbiamo mostrato nei giorni passati via degli Olivi, piazza dei Gerani, un sacco di strade veramente dove l'infestante l'ha fatta padrona, e che dire, noi andiamo avanti, non siamo sussidiari come l'abbiamo già detto a nessuno, ma siamo di stimolo per le istituzioni locali e per l'AMA, con cui abbiamo trovato veramente, almeno nelle ultime battute, un ottimo feeling. Qui Villa De Santis, noi continuiamo, buongiorno.